Ottimo come spuntino, oppure per accompagnare un gustosissimo aperitivo, oggi prepariamo bastoncini di pasta sfoglia al formaggio. Ecco gli ingredienti. Pasta sfoglia surgelata, del pepe, del formaggio, delle uova, del sale. Per preparare i nostri bastoncini di pasta sfoglia al formaggio, prendiamo delle uova. Le rompiamo nella nostra ciotola. Aggiungiamo del formaggio grattugiato, un pizzico di pepe e del sale. Battiamo con l'ausilio di una forchetta. Una volta terminato, riponiamo a lato il nostro uovo battuto. Prendiamo la nostra pasta sfoglia. Potete trovare in commercio sia questa rettangolare, quadrato o addirittura rotonda. Sicuramente molto più comoda per i nostri bastoncini di pasta sfoglia al formaggio questa rettangolare. La srotoliamo. Se si appiccica troppo al foglio potete utilizzare anche un po' di farina per staccarla, in questo caso è perfetta, e con l'ausilio di un pennello spennelliamo la nostra pasta sfoglia con l'uovo precedentemente battuto. Mi raccomando di essere molto generosi con l'uovo perché servirà ad attaccare il nostro formaggio grattugiato. Una volta terminato, iniziamo a spolverare il formaggio grattugiato sulla nostra sfoglia. Cercate di essere generosi con il formaggio perché daranno il tipico sapore ai nostri bastoncini. Una volta terminato, facendo molta attenzione, stacchiamo la pasta sfoglia dal foglio di carta da forno e sovrapponiamo i limbi. Pigiamo con le mani, oppure se avete l'ausilio di un mattarello potete utilizzare quello, e con un coltello o una rotella dentellata creiamo dei piccoli bastoncini. Un pochino di burro, imburrate utilizzando le mani la vostra pirofila oppure una classica teglia da forno. Una volta imburrata per bene, con le mani realizziamo dei bastoncini arrotolati in questo modo e li adagerete nella teglia. Potete rendere i bastoncini anche un po' più colorati utilizzando eventualmente della paprika o dei semi di coriandolo o del curry. Una volta che abbiamo riempito la nostra pirofila, spennelliamo singolarmente con dell'uovo battuto i nostri bastoncini. Adesso spolveriamo ulteriormente i nostri bastoncini con del formaggio grattugiato. Nel frattempo accendete il forno a 200 gradi e inforneremo i nostri bastoncini per circa 8 minuti. Anche la puntata di oggi è terminata. Se volete chiedermi qualche ricetta in particolare, basta commentare il video.